Qual è stata la cosa più difficile di mettere in scena una serie come Blocco 181? È stato ricreare questo mondo sudamericano, latino, che ovviamente è lontano dalla nostra, no, cultura. Però in qualche modo, lavorando con attori sudamericani, insomma, ci siamo riusciti, io spero, insomma, di esserci riusciti. Sì, è molto credibile. E con Salmo invece come ha lavorato dall'inizio sulla sceneggiatura? Lui era presente sempre sul set anche? No. Ah, Salmo ha fatto un buon lavoro d'attore, credo, essendo anche la prima volta, insomma, non sa mai cosa aspettarsi. Però è stato molto modesto, serio, professionale, insomma, uno chissà cosa si aspetta, no? Da un rapper famoso. Invece devo dire che ha lavorato come lavorano gli attori. Una delle cose a me personalmente ha colpito molto di più è l'alchimia e il rapporto tra i tre ragazzi e tra Armadio e Ludovè, che sono fantastici. Come, quanto ci avete messo a trovarli? Perché poi se uno sbagliava uno dei tre, diciamo che zoppicava. No, sì, è vero. Abbiamo fatto un po' di provini a varie persone, a vari attori, chiaramente. Prima separatamente, poi insieme. Lì si vede, insomma, se c'è chimica. Poi anche quella è una questione di fortuna. Se c'è chimica oppure no tra gli attori, sono stati fortunati. Sì, infatti funziona benissimo. C'è anche una visione di Milano diversa, che secondo me poi qualche polemica la farà sicuramente, perché siamo abituati a vedere, eppure però voi pescate da cose che sono successe anche per quella realtà lì. Cioè, ma sì, ma cioè, la polemica, c'è stata polemica quando hanno messo le palme in Piazza Duomo. Non ci vuole tanto far polemica a Milano. Però, insomma, raccontiamo in realtà scampoli di realtà. Ovviamente è tutto romanzato, è una favola e non è niente veramente preso da dei fatti concreti, però ci siamo ispirati a fatti di cronaca, chiaramente, e a quello che vediamo in giro. Insomma, non c'è niente di veramente inventato. È tutto non vero, ma verosimile. Però è d'accordo che Milano è una protagonista, certo, in tutti gli effetti. Certo, ma Milano, sai, io poi sono via da 20 anni, ma sono arrivato a Milano nell'88 ed era molto diversa da come adesso. Adesso è un'altra città, una città che può piacere o non piacere, però sicuramente più internazionale di come era nell'88. Adesso mi ricordo anche se c'era la Moratti o Pillitteri, capito? Era un altro mondo. Capito? Era un altro mondo completamente. Ed è molto fotogenica, devo dire, no? Nonostante non sia una città, non è Roma o Firenze o Venezia, no? Non è una città bella, tra virgolette, però è molto sexy. Ultima cosa, avete in mente delle serie o delle cose che ha visto come riferimenti oppure no? No, veramente no, perché è una serie molto... A sé. Sì, insomma, adesso non per sbrodolarsi, però è una serie abbastanza originale, per cui siamo andati un po' con... No? Avevo un'idea di un'atmosfera, no? Che volevo ricreare, però non mi sono ispirato. Mi sono ispirato a fotografi sudamericani, chiaramente, e a quel mondo, no? Dei pandilleros, che fa parte un po' della nostra immaginazione anche, però in realtà sono così. Ma la sua serie preferita qual è? La mia serie preferita è Atlanta. Ah, Donald Glover. Donald Glover. Grazie mille. A te.